Gli italiani hanno votato sì al referendum per il taglio dei parlamentari. L'esito della consultazione referendaria è stato netto, schiacciante, legittima la soddisfazione del Movimento 5 Stelle che del sì aveva fatto una missione. Il parlamentare salernitano Nicola Provenza guarda oltre e preannuncia una stagione di riforme. Ma io direi che dobbiamo essere soddisfatti un po' tutti, indipendentemente dalle posizioni, perché questa era una tappa importante per aprire uno scenario nuovo, quello di riforme che venivano evocate da oltre 30 anni ma che non venivano mai realizzate. D'altra parte, se in Parlamento si è votato in maniera così ampia, non avere questo risultato sarebbe, come dire, avrebbe avuto il significato di una rottura tra quella che è la realtà parlamentare e quello che invece è quello il sentimento, ma anche la volontà espressa dai cittadini. Quindi questo penso che sia in linea con un aspetto che noi abbiamo voluto portare avanti e sottolineare, perché apre una stagione nella quale il passaggio successivo sarà sicuramente la nuova legge elettorale, proporzionale, che possa dare più capacità di governabilità e poi anche la revisione dei regolamenti parlamentari che possano agire in una unica sola direzione, quello di rendere più funzionali i procedimenti legislativi. Adesso, di fronte a questo risultato, noi abbiamo la volontà e anche il desiderio di comunicare ancora meglio quello che è un progetto che deve arrivare, come dicevo, a essere completato se vuole avere poi una reale efficacia, e soprattutto è un sì che va limitato, come lo era, al tema e al quesito, e non come chi ha voluto poi cercare in zona Cesarini di costruire un fronte del no che invece mascherava un no al governo. E in questo momento io mi sento di dire che su questo tema dobbiamo essere concreti e dobbiamo lavorare nelle prossime settimane, già a partire dal testo depositato per quanto riguarda la legge elettorale, per poter proseguire questo percorso.